2 giorni dall'incontro al Mise, scendete in piazza qua, davanti alla prefettura per un altro problema importante che riguarda i lavoratori e l'amianto. Sì, riguarda la possibilità, anzi il diritto per i lavoratori che sono stati e sono dipendenti di aziende che producono materiale rotabile di avere dei benefici previdenziali riconosciuti appunto a coloro i quali sono stati sostanzialmente nella loro attività lavorativa a contatto con l'amianto. Si tratta di una norma che è uscita con la finanziaria 2016, ripresa poi dalla finanziaria 2018. I lavoratori hanno presentato le domande tra febbraio ed aprile, diciamo prima hanno presentato le domande, poi le stesse sono state integrate con le dichiarazioni aziendali. Si tratta di una questione che coinvolge migliaia di lavoratori in tutta Italia, anche dipendenti delle altre aziende, Hitachi, Alstom, TFA. Negli altri territori noi abbiamo notizia del fatto che, ancorché nessuno abbia, come dire, usufruito effettivamente del diritto previdenziale, del beneficio previdenziale, però le cose siano ad un punto significativamente avanzato, qui invece da diversi mesi ormai siamo sostanzialmente fermi per, da quello che ci risulta, come dire, un eccesso di zelo da parte dell'INAIL. Ora, noi abbiamo fatto presente diverse volte al prefetto la questione, in un incontro durante in occasione di un presidio che avevamo fatto a novembre e successive note. Sappiamo che il prefetto ha più volte parlato sia con l'INAIL che con l'INPS, però la situazione non si sta sbloccando. E per tale motivo oggi appunto i lavoratori di Bombardier scioperano 4 ore, fanno presidio qui sotto la prefettura e sotto la sede dell'INAIL. Alle 10 saremo ricevuti dal prefetto e cerchiamo di tenere alta l'attenzione ovviamente su tutto, anche rispetto alla situazione, come dire, industriale, anche rispetto alla vertenza, perché è logico che a 2 giorni dall'incontro al Mise, incontro importantissimo dal quale ci aspettiamo delle risposte concrete e non generiche, come dire, impegni o affermazioni di principio come altre volte il gruppo ha fatto, e vogliamo però sottolineare anche che c'è un'altra situazione di grave, come dire, difficoltà. Quindi la nostra volontà è quello di tenere, come dire, tutte le questioni assieme per mantenere il sito produttivo.